Mamma mia ragazzi, giornata bella lunga, giornata bella impegnativa, non sono troppo stanco però insomma la mia prima trasferta di lavoro, molto carino. Allora, prima siamo andati nella sede principale della mia azienda che è a Bergamo, lavorato un pochino da lì, conosciuto qualche collega. Successivamente per le 11:30 siamo partiti da lì e siamo andati direttamente alle Tre Torri. Abbiamo mangiato nel ristorante che c'era sotto, sotto l'edificio. Ho mangiato della pasta con i pomodorini e la ricotta e di secondo del tacchino con le patate. E poi una tortina e il caffè. Bene ragazzi, sono arrivato a PVC, adesso mangiamo la pasta con ricotta, pomodorini, patate con tacchino e insomma per la modica cifra di 16 euro. Dobbiamo mangiare velocemente perché tra tipo mezz'ora abbiamo già la riunione. Niente raga, bisogna finire col caffettino perché sennò non si fa niente. Qualcosa preso e tra un po' si sale in riunione. Poi successivamente siamo andati in questa riunione che è durata 5 ore dove ci hanno spiegato insomma quelli della PVC, i consulenti, questo software, come funziona, vita, morte, miracoli, come utilizzarlo e quant'altro, e anche a transizione dai sistemi che utilizziamo noi ora, che tra l'altro devo ancora imparare ovviamente, e questo nuovo software. Finito, tra parentesi, oggi a Milano casino allucinante perché c'è stata un'acquazzone, quindi autostrada bloccata e ritorno, ci abbiamo messo 2 ore per arrivare a Bergamo da Milano, cioè stiamo scherzando, e polizia che bloccava tutti, caselli chiusi, quant'altro. Vabbè, ritorniamo alla base principale, mettiamo giù le macchine aziendali, andiamo in una... e prendiamo la nostra macchina e andiamo in un ristorante lì vicino dove ho mangiato la tagliata con la picagna, cioè tagliata a picagna e al sangue. Vuoi metterti qua o lì? Cosa preferisci? Mamma mia ragazzi, devastato, devastato. Va bene che faccio i vlog in bagno. E cena potentissima, ho preso la tagliata di picagna, poi una focaccia, poi abbiamo chiesto una focaccia, ma non era minimamente una focaccia a vederla così, era una pizza. E adesso viaggio di ritorno, sono a Bergamo e si torna a Verona, almeno ho già cenato, almeno quello dai. Anche perché ve lo dico, io non avevo la minima voglia di mettermi a cucinare o a scaldarmi il risotto un'altra volta, cioè dai basta. E poi questa focaccia, che non era per niente una focaccia, a vederla, Dio santo, era... cioè, sembrava una pizza. E poi una birretta, insomma, 38 euro per la cena, 16 per il pranzo. Nessun problema. E niente, sono le 11 ora, sono appena arrivato, devo editare questo video. Non è che sarà questo granché, anche perché ho filmato veramente poco. E, tra parentesi, oggi alla PVC eravamo altissimi a vedere, cioè, 27° piano... Non solo questo, c'era la guardia armata dentro, io neanche me l'aspettavo, ma c'era la guardia con il pistolotto e tu potevi girare solo accompagnato, non potevi prendere l'ascensore da solo, ma ti accompagnavano in giro, e questo ti fa pensare insomma alla sicurezza, la prendono abbastanza seriamente. Questo non me l'aspettavo, e al 27° piano sei altissimo, anche perché lì il palazzo della PVC è leggermente storto e di conseguenza... e di conseguenza noi da su vedevamo proprio il sotto completo, cioè a mezzo strapiombo, tipo alla Grand Canyon per capirci. Niente ragazzi, stiamo facendo una pausettina dalle mille riunioni e adesso mi tocca ritornare di là. Sono morto, pranzo abbondante, vediamo la cena un po' come sarà. Finita la riunione, adesso torniamo a casa, mi sa che ci mangiamo una pizzetta stasera e vediamo, non sta neanche piovendo ora, sta abbastanza bene, c'è un po' di freddino, poi tra l'altro in autostrada oggi hanno chiuso
è chiusa l'autostrada perché c'è stata un'alluvione e quindi il fiume tipo ha sgorgato e quindi dall'autostrada venendo in qua vedevamo l'acqua inondata, la gente che tirava su il demonio e niente, si torna. E poi viaggio di ritorno, ho conosciuto sempre di più il collega, sai, quando hai ore di viaggio, chiacchieri del più del meno, prospettive future, progetti, indicazioni, perplessità, facevano parte del discorso. E niente, adesso volevo farmi una doccetta un po' per sistemarmi, devo editare questo video assolutamente, anche perché qua non si molla niente, bisogna andare a essere molto pressanti, battere il chiodo finché è caldo, anche perché mi sto divertendo a fare queste cose e non mi occupa neanche così tanto tempo. Doccetta, poi filo a letto, domani devo essere in ufficio, al solito orario, 8 e mezza, magari 8:45, vediamo in base all'ora che si fa. E basta, almeno oggi ragazzi non ho dovuto cucinare, questa è stata una cosa bella, è stato molto rilassante, molto rilassante. Domani sera viene una mia amica, così ci mangiamo il risotto, che devo finirlo. E poi questo weekend forse vado a giocare a paddle. E poi cos'altro devo fare? Volevo andare a Venezia a fare un baccaro tour, che nel gruppo qualcuno vive là, quindi ci ha invitato a, insomma, a fare serata. Vediamo se si riesce a conciliare, anche perché io volevo andare anche in montagna a dormire in tenda, solo che con questo tempo qua, cioè se voi avete visto il cielo oggi, era impressionante. Tornando indietro ho iniziato a filmare i lampi, i fulmini, ma cioè tuoni e saette proprio. Anche perché abbiamo sentito, non so se c'era grandine o cosa, ma l'autostrada era completamente bloccata e noi da Bergamo dopo cena vedevamo sopra Verona, comunque Verona, Vicenza, soliti posti disgraziati quando i raccolti vengono inondati, e essenzialmente vedevamo tutti questi lampi pieno zeppo. Fatto qualche video, niente raga, ora vi saluto, mi raccomando. E iscrivetevi al canale, mi fa piacere, mi fa continuare, mi emoziona, mi dà motivazione per andare avanti, quindi iscrivetevi al canale, domani alle 11 sempre qua presenti per il nuovissimo episodio e basta, grazie.